Se usi una 7,65 gli devi sparare. Gli devi sparare in testa. Oppure al cuore. A bruciapelo. Altrimenti non funziona. Molto diverso, è proprio un'altra disciplina. C'è una comunanza di base che è quello che diciamo, sta tra l'interpretazione di un testo e la rappresentazione. Ovviamente siamo di fronte allo stesso processo. Il problema è sul piano sia attoriale che registico, è completamente diverso perché al cinema la condizione spazio-temporale è definita dall'inquadratura, mentre al teatro la condizione spazio-temporale è una condizione spazio-temporale rituale che riguarda tutto l'ambiente, cioè anche, se vogliamo dire così, il tempio, no? il teatro che è un po' un tempio dove si svolge questo rito. Quindi c'è che partecipa allo spettacolo e alla rappresentazione anche il pubblico. Questo aumenta ulteriormente la differenza tra il cinema e la televisione. La prima è che quando recita a teatro, diciamo, l'aspetto estetico del tuo lavoro è consegnato al pubblico o, diciamo, nelle prove, al regista. Quindi è una persona che è presente in questa situazione. Quando invece tu reciti al cinema, la tua condizione spazio-temporale è definita dall'inquadratura che il regista sceglie di fare. E quindi dice che vuol dire? Cambia tutto. Questo cambia il modo di recitare, cambia la direzione degli attori, cambia anche la reazione, diciamo, degli attori. Gomito stretto. Devi sentire il Kalashnikov come se fosse ingessato il braccio, un pezzo di carne, una cosa tua. E fottitene della mira, tanto quello c'ha la faccia di un caprone, basta che tieni la canna dritta davanti a te, in 3 secondi l'hai riempito di piombo. Stai attento quando spari, tieni la bocca chiusa, altrimenti ti parte un pezzo di lingua. Respiri, stringi i denti e tiri il grilletto.